Messaggeri di André Luis, capitolo 40. Verso la campagna. Quasi tutti i servitori spirituali si incamminarono verso i loro specifici compiti. Solamente alcuni amici rimasero nella residenza della signora Isabel in missione di aiuto e vigilanza. Notai che Aniceto continuava a dare istruzioni diverse, di carattere confidenziale, a determinati compagni, a proposito della missione che gli aveva confidato Telesforo. Ma prima di mezzogiorno ci invitò di accompagnarlo. In questo laboratorio, ci disse benevolmente, abbiamo trovato il nuovo vigore che è indispensabile per il lavoro. Abbiamo ricevuto rinforzi di energia, ci siamo alimentati convenientemente per proseguire nello sforzo. Ma conveniamo che per molti di noi la notte ha rappresentato una serie di ampie ed esaustive attività. Abbiamo bisogno di un po' di riposo. Ritorneremo al crepuscolo. Dove saremmo andati? Lo ignoravo. Ricordai che in realtà, se alcuni avevano riposato nel santuario domestico durante la notte, la maggioranza aveva lavorato intensamente. E conclusi che se durante la mattina molti si erano diretti verso i loro compiti, altri avrebbero cercato l'indispensabile riposo. Dove andate? Domandò un compagno della vigilanza che era diventato nostro amico. Prima che rispondessimo, Aniceto chiarì: andiamo al campo. E rivolgendosi specialmente a Vicente e a me, disse: utilizziamo la valutazione, anche se non abbiamo obiettivi immediati nel centro urbano. Notai che ora usavo le mie facoltà di volitazione con maggiore facilità. L'escursione educativa con scalo dell'avamposto di soccorso di Campo della Pace mi aveva fatto un gran bene. Avevo migliorato il mio addestramento, mi sentivo fortificato di fronte alle vibrazioni di ordine inferiore e impiegavo le mie risorse senza difficoltà. Mi resi conto allo stesso modo che le mie capacità visive erano cresciute sensibilmente. Volitando, non avevo osservato fino allora ciò che verificavo ora, molto sorpreso. Prima vedevo solamente gli uomini, gli animali, le vetture e gli edifici incollati al suolo. Ora la mia visione si era dilatata. Riconoscevo da lontano il considerevole peso dell'aria che aderiva alla superficie. Avevo l'impressione che stessimo nuotando in alto mare, in un mare di ossigeno, e guardando sotto le torbide acque, vedevamo un'enorme quantità dei nostri fratelli che si trascinavano pesantemente in scafandri molto densi nel fondo fangoso dell'oceano. Vedete anche voi quelle macchie scure nella via pubblica? Chiese il nostro istruttore, percependo il nostro stupore e il desiderio di imparare sempre di più. Visto che non sapevamo definire con esattezza quello a cui si riferiva, proseguì spiegando. Sono nuvole formate da diversi batteri. Fluttuano spesso in gruppi compatti, obbedendo al principio di affinità. Osservate quegli arabeschi di ombre, e ci indicava determinati edifici e zone della città. Guardate quei grandi nuclei grigiastri e completamente scuri. Sono zone di materia mentale inferiore, materia che è emessa incessantemente da una certa tipologia di persone. Se noi ci impegniamo nell'indagine, vedremo anche i mostri che si trascinano dietro alle orme di alcune persone, attratti dalle persone stesse. Imprimendo un'inflessione solenne alle parole, fece una considerazione. Così come l'uomo è assalito dalla nuvola dei batteri distruttori della vita fisica, così le forme viziose delle ombre minacciano il suo equilibrio mentale. Come potete notare, il pregate e vigilate del Vangelo ha una profonda importanza in qualunque situazione e in qualunque tempo. Solamente gli uomini con mentalità positiva nella sfera della spiritualità superiore riescono a superare le molteplici influenze di natura inferiore. Interessato a maggiore chiarimento, domandai:
ma la materia mentale emessa dall'uomo inferiore ha vita propria, come il nucleo dei corpuscoli microscopici dai quali hanno origine le malattie fisiche? Generosamente sorrise apertamente e affermò: Come no? Voi adesso non ignorate che l'uomo terrestre vive in un dispositivo psicofisico. Nel capitolo delle malattie non possiamo considerare solamente la situazione fisiologica propriamente detta, ma anche il quadro psichico della personalità incarnata. Pertanto, se abbiamo la nuvola di batteri prodotti dal corpo malato, abbiamo anche la nuvola di larve mentali prodotte dalla mente malata, nelle identiche circostanze. In questo modo, nella sfera delle creature sprovviste di risorse spirituali, si ammalano sia i corpi sia le anime. Nel futuro, per lo stesso motivo, la medicina dell'anima assorbirà la medicina del corpo. Ora, sulla Terra, possiamo somministrare cure all'organismo incarnato. Un simile compito nobilita la missione della consolazione, dell'istruzione e del sollievo, ma per quel che riguarda la cura reale, siamo obbligati a riconoscere che questa appartiene esclusivamente all'uomo spirito. Mio Dio, esclamò Viciente, attonito, a quali pericoli è sottoposto l'uomo comune? Per questo, continuò Aniceto con prudenza, l'esistenza terrestre è una gloriosa opportunità per quelli che si interessano della conoscenza e dell'elevazione di se stessi. E per questa stessa ragione insegniamo le necessità della fede religiosa tra le creature umane. Promuovendo queste azioni, non pretendiamo di intensificare le passioni nefaste del settarismo, bensì di creare uno stato positivo di fiducia, ottimismo e coraggio nella mente di ogni compagno incarnato. Finora solo la fede può offrire questa realizzazione. Le scienze e le filosofie preparano il campo. Nel frattempo, la fede che vince la morte è il seme vitale. Possedendo il suo valore eterno, l'uomo trova sufficiente dinamismo spirituale per combattere fino alla piena vittoria di se stesso. Comprendendo che era necessario comprendere quel chiarimento, soggiunse dopo una pausa più lunga: Tutti abbiamo bisogno di sapere emettere e saper ricevere. Per raggiungere una posizione di equilibrio in quest'ambito, gli uomini incarnati e noi altri siamo impegnati in una lotta incessante. E poiché conosciamo qualcosa dell'eternità, è necessario non dimenticare che ogni accaduta pregiudica la realizzazione. E ogni nobile sforzo aiuta sempre. Le spiegazioni ricevute non avrebbero potuto essere più chiare. A quella visione di strade stracolme, di punti ombrosi, che si muovevano lentamente raggiungendo uomini e veicoli nelle vie pubbliche, generava in me sgomento. Assetato di insegnamenti, ritornai sul tema. Per me, la lezione ha valori incalcolabili. E quando penso all'alto potere riproduttivo della flora microbica. Ma Aniceto non mi lasciò finire. Conoscendo in anticipo la mia legittima domanda, mi interruppe, esclamando: Sì, André, se non fosse per il grande potere della luce solare unita al magnetismo terrestre, che distrugge intensivamente per poter selezionare le manifestazioni della vita nella sfera della crosta terrestre, la flora microbica di ordine inferiore non avrebbe permesso l'esistenza neppure di un solo uomo sulla superficie del globo. Per questa ragione, il suolo e le piante sono pieni di principi curativi e trasformatori. E scuotendo la testa con un cenno, concluse: Nonostante questo potere immenso di risorsa divina, gli uomini, eredi di Dio, coltivano il campo inferiore della vita. Per le creazioni inferiori in numero sufficiente per la battaglia senza tregua, nel quale devono vincere i valori legittimi dell'evoluzione.